Dell'ufficio stampa del Consiglio regionale dell'Abruzzo e iniziamo oggi con due ospiti qui in studio. Abbiamo il consigliere Lorenzo Belardinetti e il presidente del Parco Nazionale dell'Abruzzo Antonio Carrara. Siamo qui per capire meglio qual è l'oggetto di una legge fresca di approvazione in Consiglio regionale che è stata ha avuto come primo firmatario proprio il consigliere Belardinetti, e una legge che entra nel merito della conservazione dell'orso bruno marsicano. Cominciamo a dire subito in poche parole qual è appunto l'oggetto, qual è in sintesi, cosa dice questa legge. Allora, innanzitutto sono contento di inaugurare questo nuovo format, proprio il simbolo della regione Abruzzo, l'orso bruno marsicano. Questa legge è nata dal confronto che abbiamo avuto nel comune di Pettorano sul Gizio dopo che un agricoltore ha ucciso un orso e la gente del posto di Pettorano aveva paura degli orsi e tanti agricoltori, ma non iscritti alle associazioni di categoria, subivano dei danni e erano abbastanza incavolati. Da questa legge, da questa proposta, è nata una legge che abbiamo condiviso con il presidente del Parco Nazionale e anche altri operatori per quanto riguarda l'ambiente, le riserve e i parchi. Abbiamo fatto questa legge che tuteli l'uomo per la sua agricoltura e di conseguenza l'orso, che non viene più attaccato oppure contrastato dagli uomini che vivono in questi comuni fuori da parchi nazionali, dai perimetri dei parchi nazionali e delle riserve. Questa legge è una buona legge secondo me, in quanto abbiamo messo dei fondi, circa 30.000 euro, che faremo sicuramente anche condividere la legge dalla Regione Lazio e dalla Regione Molise, regioni che fanno parte del Parco Nazionale d'Abruzzo. Presidente Carrara, all'interno del Parco Nazionale dell'Abruzzo, diciamo proprio poco fa che il ruolo dell'orso è visto, no, come uno spauracchio quasi, ma c'è veramente da avere timore di quest'orso? No, il parco non è visto come uno spauracchio, le popolazioni che convivono con l'orso sono abituate ormai a convivere e lo vedono come una preziosa risorsa sostanzialmente. Questo succede anche fuori dal parco, fuori dai parchi, qualche volta succede di meno fuori dai parchi, perché proprio perché le popolazioni non sono più abituate a convivere, quindi c'è, ed è naturale che sia così, una maggiore diffidenza, una maggiore paura. È chiaro che molto spesso è ingiustificata, è chiaro che bisogna avere una grande cautela perché si tratta di un animale selvatico, di un animale possente, però come dire, non si registrano attacchi di orso all'uomo da sempre, direi, sul nostro territorio, quindi nessuno spauracchio. Quindi una tutela in più, ma quali sono materialmente, insomma, quelle previsioni per cui si prevede l'eventuale risarcimento? Ma l'importanza di questa legge, se posso dirlo, è che secondo me è di grande importanza, perché per la prima volta il Consiglio regionale, dopo 45 anni, 46 anni della sua esistenza, si occupa direttamente, non che non l'abbia fatto all'interno di altre norme, ma si occupa direttamente di tutela dell'orso bruno marsicano. Quindi stabilendo un principio sostanzialmente, che per la Regione Abruzzo la tutela e la conservazione dell'orso bruno marsicano è una priorità nell'ambito più generale della conservazione della biodiversità, e questo mi pare un principio importantissimo. L'altro principio è che quello che l'orso bruno marsicano viene assunto a simbolo della Regione Abruzzo, ma al di là dei principi, e che credo non, come dire, non vadano sottovalutati da questo punto di vista, anche perché è l'atto più importante che la regione, che l'ente può compiere, e lo fa attraverso una legge, quindi credo che questo vada sottolineato. Dopodiché si occupa di questioni concrete la legge, nel senso che cerca di incrociare alcuni dei problemi concreti che si pongono rispetto alla tutela dell'orso bruno marsicano, e uno di questi è sicuramente il conflitto che si determina con incursioni di orso che in qualche caso
generano dei danni, che dal punto di vista economico non sono grandi danni, francamente. Però è chiaro che dal punto di vista dell'impatto sociale spesso sono anche molto diffusi, no? E quindi soprattutto in quei territori che fuori dalle aree protette è chiaro che rischiano di determinare una reazione, come dire, negativa, non una reazione positiva rispetto alla presenza dell'orso. E quindi questa legge va a intervenire dando la possibilità di indennizzare i danni anche per tutte quelle persone, anzi solo per tutte quelle persone, perché poi c'è un'altra norma regionale che lo fa per gli allevatori e gli agricoltori di professione. Questa invece si occupa di tutte quelle persone che non lo fanno per professione, e quindi tutte le persone che hanno un orto, che hanno un piccolo allevamento e che possono ricevere danni da orso, siccome molto spesso sono proprio questi, no, i casi interessati dai danni da orso, la legge si preoccupa di dargli un indennizzo, ma anche di stabilire delle azioni di prevenzione. Perfetto, un'ultima domanda per il consigliere Bernardinetti. La legge nasce, anzi a tutto anche quello che verrà dopo, da un lavoro di rete. Ci sono stati i soggetti coinvolti? Innanzitutto i cittadini di Pettorano sul Gizio e della zona di confine del Pettorano, un convegno che abbiamo fatto grazie al presidente Carrara della località e insieme alla forestale. Sono stati coinvolti la forestale, il parco, il presidente della proprietà del parco Antonio Di Santo, i responsabili delle riserve regionali, tutti soggetti che quanto riguarda l'ambiente. Anna Bellapace, quando era direttore del settore ambiente, adesso il commissario del parco Pino Silente, cittadini, operatori, tutti i soggetti che sono interessati, compreso la forestale. Anche per faccio l'esempio che dice, a parlare quello che dice il presidente del Parco Nazionale. Civitella Rovedo è molto distante dal Parco Nazionale. Un allevatore, un agricoltore di Civitella Rovedo, che pensionato ha messo delle armi di miele circa 10 anni, ha avuto distrutte da 2 orsi, uno grande e uno piccolo. Da una parte sorrideva perché vedere Civitella Rovedo un orso era pure carino, era simpatico, però da una parte ha visto distrutto 10 anni e nessuno lo rimborsa. Con questa legge verrà rimborsato anche quel piccolo agricoltore che non svolge come attività principale l'agricoltura in Regione Abruzzo. Ringraziamo il consigliere Lorenzo Bernardinetti e il presidente Antonio Carrara del Parco Nazionale dell'Abruzzo e auguriamo loro buon lavoro e vi diamo appuntamento alla prossima puntata del nostro format.